Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei provare a seguire la ricetta del ragù alla bolognese che ho visto un po' qua e là sul web. A me come viene il ragù non piace, quindi ho detto magari se seguo la ricetta appunto, originale potrebbe venirmi meglio. E ho guardato qualche video, il primo è stato quello della Spinzi, ora non mi ricordo esattamente come si chiami il canale. E anche dai vari commenti ho deciso di prendere qua e là qualche spunto e provare a ricreare appunto il ragù alla bolognese. Ovviamente io non l'ho mai fatto, non so esattamente, ognuno lo fa come vuole, comunque in cucina è un po' così, quindi qualcuno dice ma questa non è la ricetta originale dice questo, quindi io provo, tanto penso che peggio di come mi viene di solito non verrà e quindi diciamo, spero non si offenda nessuno se vedrà qualcosa di strano, però io appunto ho letto i commenti, ho guardato quella anche qualche altra ricetta, quindi li ho messi un po' insieme e spero venga qualcosa di buono. Inizio mettendo l'olio, lei metteva lo strutto, comunque io preferisco l'olio. Ora vado a mettere una foglia di alloro, una foglia di salvia e l'aglio, questo l'ho visto in un altro video, e lo faccio soffriggere insieme a 200 g di pancetta e poi lo vado a togliere. Ora vado ad aggiungere il soffritto fatto con una cipolla gialla, una carota e il sedano. Una volta che avrà soffritto e la cipolla si sarà imbiondita, vado a mettere un po' per volta la carne, e sono circa 500 g di macinato di pollo e sottospalla di manzo, 200 g di salsiccia e 100 g di mortadella. E ne vado a mettere un po' per volta per non far abbassare troppo la temperatura della padella. Aggiungere il sale, un po' di pepe e la noce moscata. Una volta che la carne avrà rosolato e si sarà asciugata anche l'acqua, andiamo a mettere un bicchiere di vino e lo facciamo sfumare. Quando il vino sarà evaporato andiamo ad aggiungere il pomodoro e lei dice che per un chilo di carne dobbiamo mettere quello che ricaviamo da un chilo di pomodori pelati. Quindi io ho preso due confezioni per fare un chilo, li ho passati e ora li vado ad aggiungere. Ora lo andiamo ad allungare non con l'acqua ma con il brodo vegetale che ho preparato ieri sera. Ora lo faccio cuocere a fiamma bassa e dovrà cuocere all'incirca 3 ore, però dopo un'ora e mezzo ci andrà aggiunto 250 ml di latte intero. Dopo circa un'ora e mezzo vado ad aggiungere 250 ml di latte intero e questo l'ho letto in uno dei commenti, quindi non so quanto sia giusto.
E poi dopo un'ora ne andrò a metterne altri 250 ml. Questo è il risultato finale e io sono andata a mettere il latte una sola volta, non due come vi avevo detto, perché in un commento avevo letto che appunto si doveva mettere dopo a metà cottura 250 ml di latte e poi dopo a tre quarti altri 250 ml di latte e infine a tipo mezz'ora dalla fine si doveva mettere questo bollore che ho capito essere tipo la panna, qualcosa del genere, tipo del contadino, qualcosa del genere, del pastore. Però io comunque ho deciso di metterlo una volta sola, e appunto il latte dovrebbe aiutare a rendere più, cioè meno acido il pomodoro e a rendere il ragù più cremoso. E però comunque se mettete il latte ovviamente vi si schiarirà perché prima era molto più scuro. E ecco qua. Buongiorno, oggi è il giorno dopo. Ieri siamo andati a fare un giro veloce in centro, anche perché c'era un vento assurdo, e ne ho approfittato per fermarmi da Ticotà e poi anche in un negozio che rivende prodotti senza glutine. Da Ticotà ho deciso di acquistare questo ammorbidente della Chantecler nella profumazione muschio bianco, che è la profumazione che tra tutte quelle che sono presenti sul mercato mi piace di più perché sa proprio secondo me di pulito e di fresco. E la marca poi Chantecler secondo me è una garanzia perché ho provato altri prodotti con la stessa fragranza ma non persiste sui panni come questo della Chantecler. Soprattutto sentivo anche, ora che sono andata a riprendere la busta, un profumo fortissimo perché ho scoperto che era anche aperto, quindi diciamo mi ha pulito tutto e c'è infatti pulito di, cioè, odore di fresco. Dopo comunque andrò a pulire il tutto. Poi perché li ho trovati in offerta ho preso i detergenti che utilizzo sempre per pulire, che mi vedete appunto nei video di pulizia. Ho preso lo sgrassatore di questa marca che è Verde Officina. Erano prodotti tutti in offerta, quindi ne ho approfittato. Volevo prenderne di più, però visto che comunque eravamo a piedi, ho preferito prenderne un paio, cioè uno per ogni tipo. Poi ho preso l'anticalcare e infine ho preso il detergente per i piatti che era da tanto che non lo acquistavo, visto che anche questo era in offerta, l'ho preso. Infine ho preso anche il deodorante spray, questo qui è della Omia e è nella profumazione dell'aloe vera, infatti c'è scritto neutro e fresco. Questo è senza sali di alluminio, siliconi e PEG, c'era anche nella profumazione con l'olio di argan, però io ho preferito questo perché l'avevo provato in passato e mi ricordo che mi era piaciuto. E io tra tutte le tipologie di deodoranti preferisco questi in spray. Questo comunque dice che ha gas naturali. E allora, questo erano tutti i prodotti in offerta. Questo veniva 2,99, lo Chantecler 1,53, l'anticalcare 2,29, lo sgrassatore 2,50 e il detergente per i piatti 1,99. Poi appunto mi sono fermata in questo negozio che rivende prodotti senza glutine, che è il più fornito della mia città. Però diciamo che ha dei prezzi assurdi, comunque io, cioè, sono prodotti erogabili, quindi io non li vado a pagare per un tot cioè per un quantitativo. E però, cioè, veramente, io vi faccio vedere, ho preso tipo 3-4 cose e avrei speso tipo 43 euro. E anche perché soprattutto in questi negozi più specifici i prezzi sono molto più alti, comunque già di base i prodotti senza glutine costano molto di più rispetto a quelli tradizionali, però se si va in questi negozi, insomma, inizia ad essere un po' impegnativa come spesa. Comunque ho preso
perché erano tutti prodotti che non ho mai provato e che non avevo mai visto in giro. E ho preso questi Vulevan, che non ho, diciamo, da quando ho iniziato la dieta senza glutine, non penso di aver più mangiato. E cioè, come è normale, comunque non li ho più trovati nella versione senza glutine. E la marca è questa, che sono i Graziosi. E appunto dovrebbero essere 2, 4, 6. E sono anche senza olio di palma. Comunque vedrò se sono buoni. Poi ho preso di questa marca queste tortille di mais, che sarebbero quelle che volevo fare l'altra settimana, poi alla fine ho comunque fatto una specie di piadina normale. E sono molto morbide e soprattutto non si rompono. Io qualcosa di simile lo trovo all'Esselunga, però anche lì hanno dei prezzi così alti per due o tre piadine che preferisco non prenderle. Comunque, queste sono 8 e sono una versione molto piccola. Poi ho preso, che non ho mai provato, questi cappelletti alla carne di questa marca qui, che è Gustamente, e sono anche senza lattosio. Poi ho deciso di prendere due farine, una è questa Multidark, che è indicata per pane e pizza, e anche questa è senza lattosio e Zero Problem si chiama. E ci dovrebbe essere, l'ho letto molto velocemente, negli ingredienti amido di mais, una miscela di farine tra cui riso venere, sorgo, teff e grano saraceno. Quindi voglio provare a farci il pane. E poi questa qui che si chiama cuor di pinza, di questa la marca dovrebbe essere, ecco, romana gluten free. Anche questa non l'ho mai provata. E è 1 kg. E infine ho preso un pacchetto di biscotti che è della Bucaneve, anche questi non l'ho mai visti, a parte c'è scritto anche qui novità, e ce n'erano di due o tre tipi, ho deciso di prendere questi al cioccolato, e dice che ci sono le maxi gocce XL, anche questo è senza olio di palma. E infine ho preso quello che mi ha tentato subito di più, sempre della stessa marca dei Vulevan, quindi graziosi questi cannoncini. Cioè cannoli farciti alla gianduia, e infatti li ho già assaggiati perché io quando acquisto qualcosa di nuovo lo devo provare per forza. Infatti mi sono anche trattenuta nelle altre cose, però li ho provati e sono molto buoni. Sono comunque rimangono, anche se sono comunque confezionati da penso un po' di tempo, sono rimasti croccanti, non sono molli, e anche la crema alla gianduia è molto buona. Ora penso che inizierò a pulire l'armadio perché vorrei non fare proprio il cambio di stagione, anche perché ho parecchi indumenti, sono già da mezza stagione perché nelle scatole ho solamente i calzoni, quelli più appunto più corti, e qualche maglietta, perché io sotto le felpe, che sono comunque gli indumenti che utilizzo praticamente quasi tutti i giorni, le vado a mettere sotto. Preferisco, anche se magari è inverno, preferisco avere una maglietta a maniche corte, quindi quelle ce le ho di già. Però ho anche dei golf molto pesanti che comunque, anche se non è proprio estate, anche perché siamo in primavera, non utilizzo più, quindi preferisco andare ora a pulire, quindi dare una sistemata generale per poi, quando appunto le temperature saranno ancora più alte, a fare il cambio di stagione completo. E inizio adesso, così mi divido queste pulizie di primavera nel tempo, non vado comunque a fare un lavoro troppo, diciamo, intensivo in una giornata sola, anche perché vorrei pulire il tappeto che ho in fondo al letto, vorrei provare a farle da sola e nella vasca, però non so se ci riuscirò, a vedere se comunque il più, diciamo, il grosso viene via, perché io lo pulisco con la scopa a vapore, però comunque non è proprio bianco, è un bianco sporco. Però appunto sembra sporco, anche se comunque è il suo colore naturale, però anche con la scopa a vapore non è che si va a pulire almeno il tappeto benissimo come si farebbe magari in lavatrice o comunque nelle lavanderie. E quindi inizio dall'armadio, vado a spostare tutto, a spolverare, e se c'è appunto questi indumenti più pesanti inizio a metterli nelle scatole, e poi penso tra 2 settimane, sì, circa, vado comunque a rilavare le tende, le persiane e anche la finestra, e penso che proverò a pulire il tappeto. E voi avete fatto il cambio di stagione? Fatemelo sapere. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive.
I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mindset? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now. Right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. So what if you, what if you, what if you've been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mindset? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now, I will be right here. Questo è il risultato finale, ho tolto tantissime cose e ho deciso di mettere tutto quello che è prettamente estivo nell'altra parte dell'armadio, perché inizialmente li tenevo tutti qui, così mi rimaneva più ordinato qua e anche l'altra parte dell'armadio, solo che mi confondevo perché magari da questa parte comunque io tengo i pantaloni più lunghi, però ce l'avevo un po' estivi, un po' primaverili, un po' invernali, e infatti ora che li stavo togliendo, a parte che ci ho messo un sacco perché avevo un sacco di grucce, quindi infatti alcune cose le ho messe insieme, ho anche i pantaloni, ne ho messi più di uno nella stessa
nella stessa gruccia perché cioè, ci ho messo tipo 10 minuti solo per toglierle tutte. E quindi infatti dice, ah, era qui. E quindi quando uno un po' si confonde anche nell'armadio è bene sistemare in modo diverso. Infatti quindi ho deciso di mettere tutto quello che è estivo nell'altra parte, qui lasciare appunto quello che è più primaverile e invernale perché comunque la sera ancora è freddo. E in questo modo, diciamo, è un po' più caotico dall'altra parte dell'armadio, però tanto comunque io apro più spesso questa anta perché è quella che comunque utilizzo tutti i giorni. E quindi qui ho sia primaverile che ancora invernale. Qua ho lasciato i jeans e le gonne, mentre qua ho lasciato queste sono tutte le felpe che utilizzo tutti i giorni. E questi sono invece gli indumenti da casa. Ho tolto quelli un po' più pesanti perché c'erano un sacco di golf che comunque non utilizzo più. Là ho i pigiami. Ho tolto quello invernale perché mi fa caldo. Mentre invece qua ho lasciato le t-shirt. Alcune le metterò per casa perché erano un po' più vecchie. E qui ho invece quelle un po' più leggere di The Zenith che sono a maniche lunghe, però sono appunto per la stagione che è adesso. E qua ho lasciato qualche golf un po' più, diciamo, leggero che si può utilizzare. Questi calzoni qui che la sera potrei utilizzare sempre, che sono di The Zenith. E questi qua sono dei golf un po' più leggeri. E poi dalle altre parti ho lasciato tutto come era prima, qui ho le borse, il Dyson e il portagioie. E anche qui ho tolto tutte quelle felpe un po' più pesanti, a parte queste che nascondo qua dietro, che la sera potrei utilizzare ancora. E così dico, cioè, penso che appaia molto più ordinato e meno caotico, perché infatti mi stava anche dando un po' noia. E dopo, appunto, quando farò il cambio di stagione completo quello estivo, andrò a togliere tutto ciò che è invernale e lo metto dall'altra parte e viceversa. Ora che ho terminato, vado a mettere anche questi profumatori che io trovo alla Coop di questa marca White Castle. E ho deciso di prendere appunto questi al muschio bianco perché, come vi ho detto prima, mi piace molto come profumazione. Ci sono tre sacchetti e tre cartoncini profumati, che questi cartoncini li vado a mettere all'interno dei cassetti e mi trovo bene, durano parecchio e la profumazione è ottima. E quindi ora che ho terminato il tutto li vado a mettere sia in questa parte dell'armadio che nell'altra. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo. Ciao!